Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 59esima puntata della serie Amiga. Si avvicina alla 60esima puntata, d'altronde ne manca una. Detto questo, siamo qui in compagnia di Romualda morta. E poi abbiamo Agri. Saluto a tutti. Eccolo qua. Abbiamo Vale. A posto. No, non mi partono dopo perché non riesco. Poi abbiamo Chong. Ciao a tutte ragazze. Olì. Abbiamo il team K composto da ben tre persone. Abbiamo Cobra, Christian, Casi. Yeah! Manca uno. Oh. Eccolo, è il più. Questo è quello che sprizza gioia da tutti i pori. Dimmi Romualda, cosa succede? Non ti sento, questo taglia erba. Che casino qua, oh. Sei arrivata all'erba? Sì, ma mi ha detto che vuole una cosa. Cosa vuole? Oggi che arriva. Oggi adesso. Buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di una cosa. Cosa? Io avrei bisogno di una cosa. Aspetta che la prendi in magazzino una cosa, un attimo. Va bene. Ecco a te una cosa. No, questa non è essere cosa, io avrei in mente altra cosa. Io avrei preso cavalli ma fare poca cacca. Ha messo via tanta cacca per sella. Devi buttare 20 litri di amaro 18 sull'imbevatorio dei cavalli. E loro cagano che è un piacere. Oh. No, però ma non vuole gli scaletto vale tanta cacca. A me servile poca per adesso. Ma tu hai detto che ci serve tanta cacca per la sella del cavallo? No, sella. Sella di oltaggi. Sella di è la sella. Sul cavallo io la sella, non sugli ortaggi. Io dovrei chiamare Benesso un attimo per fare dalle mie badilla. Torno subito. No, lui non presta quelle cose. Cosa dai, va torte sto lì. Ma cosa Bene, avrei detto che arriva le badilla per me. Ma cosa ci serve? Un po' di lettame? Sì, cacca. Lettame, come chiami te. Vabbè, perché ti dovrei si muove da solo? Cosa tu fare? Dai, buona, sembra giù, tu non toccare il mio trattore, tu fare danni. Ah, ma vedo che hai cambiato cabina qua, oh, Marco? Marco? Sono qua. Finito quel piccoletto, dov'è? Sono qua, girate. Dai, vai a prendere, devo andare a prendere io, vabbè, vado a prendere io. Dove l'hai fatto venire mai in falto? Vado a prendere io. Allora, contando che... Faccio bravo, fai i conti. Facciamo conti. Allora, contando che ti diamo una palla di letame, sei venuto gratis a tagliare l'erba. Perfetto, bravissimo. Va bene, può andare bene, dai. Io pregare che lui non fa le danni. Sì, che mettiamo adesso. Pronto? Pronto. Pronto, chi parla? Pronto, sono Benesso. Dimmi tutto. Ascolta, tu dai badilata faccia a quello lì, come giappo cinese, come si chiama? Sì, Cinciong. Lui mi ha chiamato a dare badilata faccia, mi ha detto. Allora tu dai lui perché io non ho tempo. Ah, va bene. Capito? Sì, va bene. Va bene, ciao, ti saluto, ciao. Saluti, vabbè, dopo gli dico. Aspetta che qua mi ha distratto uno al telefono, un attimo. Aspetta che mi carico. Vedo dove l'hai fatto casino. Ma che casino, Marco, vai da sotto che allora impari. Sì, un attimo. Sono stato... Porta pazienza. Ma io ve le palale... Tale per dire, io ve le palale leggermente... Chong, che trattore hai preso? Come io sto a dire adesso? Avele preso pala tanto capiente? Non è un problema mio. Troppo capiente. Dobbiamo fare conti di nuovo. Beh, comunque qua sono 5.000 litri di letame. Dopo lui se la porta. Lascia che vada via, che almeno sì, russa sì. Il suo, non mi. A posto. Chong? Sì? Mi ha detto Benizio che devo darti i badillati in faccia. No, io ve l'ho chiesto, lui badilla per te, no per no, me. No, a me ha detto che lui non ha tempo e io posso tirarti i badillati in faccia. Ah, allora andale via, va. Ce ne sei ancora di questa cacca? Per adesso solo questo, dopo cosa fa il bambino dietro di te? Cosa? Cosa c'è?
Secondo me hai le allucinazioni, Chong. Meglio che vai, che secondo me hai dormito poco questa notte. Dai. Me l'hai fatto tanti lavori. Vabbè, se ci serve cacca, basta chiamare, noi arriviamo con il morto. Sì, certo, certo. Adesso solo una sella e basta. Sì, dai, vai via, la sella per il cavallo, vai via. Sella, sella di pomodoli. Vai via, che dobbiamo lavorare. Ma pomodoli? Ciao, grazie per cacca. Ciao. Vai piano che pesa la benna. Io delle, come si fa questo? Guarda, guarda. Occhio, come butta via l'albero. Guarda che non spalga la cacca per terra. Sì, no, che fa un macello, pure io qua il pulciotto, ma da guarda che la ma non voglio guardare. Andiamo che è pronto il Silius, dai, andiamo, andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere il Silo è pronto. Sono già arrivata. Oh, apriamo quella piccola prima. Ma tutti gli altri che stanno trebbiando? Il campo di Chong. Ah, ma c'è la paglia anche da sì, ma non li ha rimorchi. Non è così seminato, sinceramente. Ma se noi chiamiamo in ausilio un rimorchio vabbè. Sì, adesso ci organizziamo anche per quello. Sì, perché sennò qua non possiamo fare. Aspetta, vai, schiaccia il tasto. Oh, guarda che bello. Bene, bella qualità. Sì. Tagliato bene, dai. Sì, trincetta piccolina là, ma lavora bene, dai. Quell'altro, apriamo anche quell'altro e teniamo chiuso, sennò no. Prende umidità, non va bene. Comunque, ho fatto dei preventivi. Allora, sì. Il mulino per fare il pastone, che costa 40.000 euro. Sì, ma lo prendiamo quando abbiamo il pastone. Sì. No, ti dico i prezzi. Però adesso il caro miscelatore e allora... Il problema sta proprio nel caro miscelatore, che costa 158.000 euro. Resteremo un po' scarsetti. Ma racconta che stanno ancora vendendo raccolti. Sì, beh, vero anche quello. Vabbè. Addio. Beh, io devo andare a coltivare il 42. E se vuoi mettiamo mais al 42. Sì. E allora dai, tu vai, parti a coltivare, io vengo in scuola. Però mi devi, nel 180 non ce la fa, devi attaccare il John Deere, mi sa. Però se metti c'è mais. Sicuri che il 180 non ce la fa. Avevo già provato, ma era stato negativo. Corro a coltivare io allora. Tu parti a coltivare che dopo. Dopo quando si liberano i rimorchi daremo il silo. Sì, dopo sistemiamo, intanto vediamo di ripreparare qua. Oh, fertilizzante c'è, già tutto manetta. Andiamo al campo 42. Dopo comunque ci conviene chiamare Mister Soccata per la paglia, perché ce n'è tantissima e non abbiamo tanto tempo. Anzi, aspetta che lo chiamo subito, vediamo se mi risponde, che così dopo lui si organizza, viene appena può. Perché se no ogni volta lo chiamiamo con urgenza, dopo va a finire che si arrabbia, dopo non prende più sulla paglia. Ah, quello è morto, c'è già poi il virus. Pronto? Chi è che chiama? Ciao F Marco, chi è che sei? Ancora appena detto, ciao F Marco. Io non mi ricordo di F-Marco. Beh, vabbè, insomma, sono un essere umano. Comunque, ascoltami qua, ho grandi quantità di paglia, ti interessa? Marco. Dove? Dove? Nel pianeta Terra. No, tu devi dirmi dove io vado a prendere. Dovrebbe essere il campo 89, dovremmo avere molta paglia. Va bene. Campo 89 lì, la puoi raccogliere tutta e dopo facciamo i conti. Vabbè. Ah, che ce n'è tanta e lubrifica bene mezzi. Questo è un problema. Beh, vabbè, ma non è mio. Bene, dai, ti lascio che devo andare a... anche qualche mezzo tuo. Ah, bella, freezer, sì. Anche un rimorchio. No, rimorchi non sono disponibili al momento.
siamo scarsi di rimorchi, però se hai proprio necessità posso metterti in contatto. Compra un po' di rimorchi. Non abbiamo soldi, dobbiamo investire in altri lavori. Comunque, se vuoi posso metterti in contatto, conosco qualche imbriagone qua in zona che ha un rimorchio per venire a fare 2 o 3 viaggi. Va tranquillo. Oh, bene. Vabbè. A proposito di organizzarci con le vacche, se Arone dopo un attimo potrebbe portare qualche vacca, qualche toro per incentivare un po' la produzione, secondo me non sarebbe niente. Quanti soldi vuole però là, perché fare un bel prezzo. E come abbiamo cominciato quelli qua, a me si è un po' arrabbiato, ma ha iniziato l'altra parte. Sì, perché avevo la GPS già fatta. Cosa ti ha detto, mister Sogatta? Che ha detto che si organizza e viene, però forse se ce l'avevo tanta, forse ha bisogno di un altro rimorchio. Rimorchio, uno possiamo anche darglielo, ma quello piccolo lo teniamo per le vacche e l'altro può anche andare via. Tanto. Dipende. Sì, io ho detto dipende, se no al massimo conosco, gli ho detto qualcuno che può. Ah, chiami coso? Sì, al massimo chiamo Franciscanner che. Vabbè dai, andiamo avanti, seminiamo tutto il 42 di mais che servirà poi per fare pastone sostanzialmente. E non so se adesso faremo tutto pastone, intanto sicuramente trebbieremo, metteremo a granella sui silos, dopo con calma dai silos possiamo quando serve possiamo passarla sul mulino e dopo farla fermentare come pastone. Intanto andiamo avanti a seminare e poi appena Ron è libero vediamo se ci può portare un po' di pacche. Marina 5-6, giusto per dare un attimino di incentivazione in più a proliferare per cacare molto. Secondo giro per ricaricare il mais. Devo dire semenze ce ne vogliono abbastanza, siamo arrivati quasi a metà del campo. Allora un malato. Fermo. Aspetta che faccio ricaricare qua. Strucca bottone su silo, cioè. Sennò così. Ma vieni indietro, non è che butto i semi per terra. No, mi tocca smontare anche. L'hai fatto? Aspetta. Ho appena fatto un bonifico di 10.000 euro. Come bonifico? Per chi? Le mucche nuove. Quelle. Stai chiamando le mucche nuove. Buongiorno. Buongiorno. Niente, no, volevo farle notare una mancanza anche. Allora, questo c'è. Cos'è che manca? La calce. Ma se ce l'hai sopra la testa? No, questo qua non è mica calce questo. Questo qua è concime, la calce è quel silos nero con i cubettini. Bene, dai. Qua abbiamo un po' perso la memoria qua, qua. Va bene, allora tutto a posto qua con le vacche. Sì, ma è arrivato a casa il rimorchio, se vuoi dargli l'insilato. Ah sì. Devo andare avanti a seminare, dopo non penso mai. Aspetta che apriamo qua. Vieni. Ehi, butta basso le vacche. Siamo qua. Sei sicuro che sia aperto il portone? Sì. Cosa è successo? Orco la frizione? Come la frizione? Hai trovato la frizione? No, il camion è andato avanti. Sono scappate le mucche. Per fortuna sono scappate dietro la scala. Per fortuna. Posso scaricate
Vediamo quota vacche. Vai via con sto rimorchio. 30 vacche, abbiamo 67 litri soldi di quame, 18.000 litri di latte e 57.000 litri di concime. Chissà che Chong si sbrighi, se no qua bisognerà venderlo a qualcuno. Manca un po', vabbè, un po' di acqua, un goccetto d'acqua, un po' di paglia e fieno insilato, però siccome ne hanno ancora un po', andiamo avanti. Artimia sarà entro la stanza. Perché salto la recinzione. Non vuoi dargli l'insilato fresco? Ma volevo finire il seminario, perché finisco il seminario, dopo gli diamo. E molti. Diamo un po' di insilato. Perché non stai in tanto ne hanno ancora tanto. Bene, andiamo avanti il seminario, dopo vediamo di dare un silato freschissimo alle nostre anche nuove vacche. Intanto fanno un po' di amicizia. Ma non so te guarda, per un pelo, se no ti venivo anche addosso. Sì, proprio per un pelo. Dai, avanti qua, a lavorare. Arone, devi andare indietro perché lasciate gli alberi massi. Arone, lasciate gli alberi. A porco, fuori sei incastrato. Arone, su una rama. Cosa c'è? Cosa c'è? Dove sei? Dove è andato? Arone. Attenzione, qua. Arone. 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 Ah, e cosa devi fare adesso? Niente, vado a parcheggiare il bilico. Prendi il camion del gasolio, porta 5.000 litri di gasolio. Ah, bene, bene. E anche un silo di calce. Bene, bene. E porta via anche il latte. Esatto. Dai, muovete, ancora latte, mucci lavori a fare. Ma ce n'è poco latte, lascia stare, se no mi metti conto il viaggio. Ah sì, porta il gasolio che è finito. Finito anche il campo 42, siamo andati a ricaricare la seminatrice un'altra volta. E solo di mais, però il fertilizzante è ancora al 63%. Dovevamo ricaricato ancora prima, la prima volta, per paura che non bastasse, ma in realtà il fertilizzante ne consuma pochissimo la seminatrice. Detto questo, così il campo è a posto, basterà solo poi diserbarlo, passare il sarghio quando sarà il momento. Abbiamo Mr. Soccata e Franciscanner insieme, che stanno raccogliendo la paglia all'89. E adesso non so chi... perché c'era prima Christian che aveva la frase col class, adesso... Trovo con le connessioni così, sì, non ha tenuto. Sì, sono qua con Mister Crostata e Skoda, sono mi qua. Buon. E Skoda? Sì, Skoda, che Skoda qua, quello che serve è questo. Ah, vabbè, si vede che si arriva uno là con una macchina, Skoda. Bene, facciamo 2-3 giretti di sue teste qua, e così completiamo per bene tutto il campo. E dopo andiamo a casa, perché ormai il silato è pronto e sicuramente adesso le vacche avranno bisogno di un po' di insilato. Vediamo di riempire diciamo le mangiatoie e ordiniamo, per così la prossima puntata ci arriva il caro miscelatore e facciamo una razione mista come deve essere fatta finalmente, e vediamo anche produttività diciamo delle vacche a che punto è. Dunque ragazzi, stiamo dando un po' di acqua alle vacche, io ho pulito la mangiatoia, adesso hanno bisogno di grasso silage e prima di silato. Allora abbiamo già messo il rimorchio davanti la trincea. Oh, acqua finita. Allora, aspetta, andiamo a riempire l'acqua. Chi sei qua che mettiamo a PCB? Ehi! Frank il Mende! No, F Marco per l'uso! Frank il medic! No, F Marco! Dimmi! Mi sentite? Sì, un po' male, ma ti sento, dimmi! Ero capito, ci sono! Sì, ho capito subito! Bene, dai! Ascolta! Quando ero che te mi mandi là il buttello, quel che ha il nome come i Transformer, là, c'era Bumblebee, là! Ah, guarda, dopo te lo mando, perché adesso... Che è un bel nome, che
Dai, che compressa, che gli immigranti che vengono tutti a casa perché ha paura sto coronavirus. Guarda, tra poco, mezz'oretta, perché adesso l'ando via, mezz'oretta. Pensati che questo coronavirus è messo un beraiolo e gli operai che ha paura, ma come si fa, dai? Sì, per sì, me. Non so, alcol, chi ne è figata voi, basta bere e... Sì, ma è un coronavirus, uno dice corona, questo qua fa le corona, niente, vabbè. Vabbè, dai, mandami lì Bumblebee, dai. Sì, dai, dopo domando Bumblebee. Bene. Bumblebee si dice. Ah, sì. Hai segnato il suo nome, guarda, ciao. Ciao, Frankermano, ciao. Mamma mia, farò un postino. Bene, ricaricato anche la botta dell'acqua, comodo qua col laghetto, il fiumiciatolo qua, Brentea, chiamatela come volete. E scarichiamo restante acqua che necessita. Andiamo a vedere un attimo qui. Allora, la gestione, beh, acqua, siamo 24.000 litri a posto. Pochettino di paglia, vabbè, eventualmente lo vediamo. Pulizia, più di così non si pulisce. E razione mista, non abbiamo il carro smisia smisia. Diamo un po' di grassi silaggi adesso. E dopo Marco. Siamo a posto. Chi sei qua? Buono, Marco, buono, cuta, buono. E la tromaggia, bravo, fermo qua. Bene, tu mangiare qua, hai albero. Marco, allora qua. Marco. Dove sei da Marco? Marco, tu avevi visto Marco? Te? Dove sei? Ah, qua dietro. Dove l'hai fatto preso? Dove l'hai fatto prendere Cosa fai qua col cavallo? Lui aveva detto a me che servite tanta cacca. Ma scrivi un attimo, alza qua un attimo qua, guarda che viene fuori da qua, Io avrei provato con Malo 18, ma troppa cacca, lui poverino per soffrire tanto. Ascoltami, c'è un po' di letame allora? Di tanta cacca? Sì, ma come come te la porto? A mano? No, a mano no. Ma nel senso devi buttarle sui campi, cosa devi farci? No, io dovrei buttarle su cella e dopo alberi da frutto. Su? Alberi da frutto. Sugli alberi da frutto? Come concime. Sì, esatto, bravo. Va bene. Quanti porto? 10.000 litri? Io dovrei fare un po' dei conti. Un attimino. Dai, conta. Allora, vediamo. Conto legge di... Tu conta quanto tu avere dentro la tua letta mai, Marco? Marco? No, c'è il mio pofalo Marco, vieni qua, no. Ma sto cavallo sa andare su in retromarcia? Sì, aveva anche il cicalino, senti. Aspetta che E qua? Marco? So qua, non sai che vado via, so qua. Girate! Mamma. Allora, quanta merda vuoi? Quanta merda vede te? Qua, vieni qua a vedere. Quanto, litri, no, vedete le cacca. Guarda, questo è un mucchio di merda. Bella merda. Allora, questa qua, esattamente, se proprio vuoi sapere, questi qua sono 57.000 litri. Oh, tanta cacca, sì, bene. Tutta la vuoi? No, tutta. Penso 20.000 andare bene. 20.000 litri, allora dai, ti porto subito che dopo vado avanti con le vacche che... Oh, bene, fa bene, un po', perfetto. Un po' di pulizia. Adesso andare via con mio fidato Marco. Guarda, ti sia vacca che va a posarsi su bene a tutto. Marco, saluta. Bravo. Quindi saluta anche, bla. Ah, Marco! Guarda che arrivo subito a portarti, che non ti pensi. Oh, bene, tanto andare a prendere gli alberi. Bene, andiamo allora, interruzione dei lavori, portiamo un po' di letame qua a Cionche. Caricato, 4 sbanate e siamo a 2000 litri. Andiamo qua da Cionche, guarda tutto il suo cavo, la paglia che stanno tirando su questi qua. Preso l'880, ormai ero seduto sopra, ho detto vabbè vado con l'880, però
non ho fatto tanto i conti che va via a 31 km orari. Vabbè, a parte questo, vediamo di portargli sto. Aspetta, dobbiamo fare anche i conti di quanto guadagnare. Aspetta, perché si è portato via una bena anche l'altra volta, e quindi sono 2500 litri in tutto di letame più trasporto. Perciò adesso dobbiamo fare un attimo due conti fatti bene. Ah, è arrivata cacca, bene. Marco! Dime! Orco! Ma può guardarti di. Ma tu usa le plani, tu non hai delle delitto. Qua è proprio un po' di rincorsa. Dove scarichiamo qua? In mezzo qua? Qui. Va bene? Sull'albero questo qua? Dove c'è Marco? Qua sì, sono io Marco. Marco. Qua scarichiamo, sull'albero? No. Hai detto che devi concimare gli alberi? Ma questo non è l'albero da frutto. Ah. Questo è l'albero da frutto, vedi? Questo? Quali? Questi qua. Ah, i tre qua. E solo che devo sistemare un pochettino, ho messo un attimino così per vedere com'è. Vabbè, allora la mettiamo qua. Qua in fondo. Qua. Qua dove c'è questo spazio qua. Sì. Vedi un pirla che salta, bene, sono io, vieni qua. Ah, ok. Non l'ho visto. Un attimo, il trattore che ha i suoi anni. Vedi, qua c'è Marco, vedi, tu è Marco. Sì. Bravo Marco, indica Marco l'altro pirla dove tu scaricare, vedi, dice anche lui, vedi, qua. Qua dove allora? Sarei io, qua. Questo angolo qua. E tu venire dentro male, ciao. Oh. Vabbè, retromarcia avanti, ormai cosa cambia? No, c'è no. Vado! Bene, vai, butta! Senti che rumorino! Sento anche qualcos'altro io, no? Solo rumolini, senti che puzza! Ok! Ecco, contento Marco, dove è tanta cacca? No, dove le più belle o mangiare a malo 18. Marco? mia sala essere nuova. Sì, un attimo, che ok. Dai. Aspetta che attacco bloccaggi. Credo che il trattore non sia tanto buono per la rimorchio. Sì, va la macchina che tira sempre questa. Hola. Visto? Mai paura. Visto, dove l'hai fatto darlo. Mai paura. Oggio, ma... Deve essere super cavallo. Bravo Marco, aspetta un attimo. Sì, portate. Guarda, ho avuto mangiare la bena. No, ma che schifo, sei da merda. Vieni con me Marco, dai che ti sposto. Sono in civile. Dai che facciamo due conti veloci che non ho tanto tempo. Allora, aspetta. Metti bravo. Caso che viene qualcosa, lui è a posto. Sì, fallo cacare sulla buca che così è già il suo posto. Allora, bene, aspetta bene. Un attimo che vediamo di verificare il prezzo. Dunque, il prezzo delle tame, delle manure, questo qua. Prezzo più alto, 39 in calo, 40, facciamo 40, 43, 44. Adesso qua dobbiamo fare i conti. Dunque, chi c'è che muove la scorrosa? 44 euro per 1000 litri. Abbiamo 2500, quindi sarebbe 25. Sono 4500 euro. Chong! Cosa tu vuoi? 4500 euro. Va bene, tu prendi. No, dove l'hai fatto danno a mia sella, dove l'hai fatto danno a mio cavallo, quindi fale 4399. Buonanotte. Dai, 4500 euro che devo andare via. Va bene, tilchio. Non più palle. 4000. Prendi. Molto di fame. Posto.
Grazie. Ma guarda che deve scappare il cavallo. Oh! Ci vediamo! Salve, sei il cavallo da guardia. Bravo cavallo. Ciao. Ciao. Adesso tu scendere giù da qua, tu fare male. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e ci vediamo nella prossima puntata dove ci dedicheremo un po' all'alimentazione delle nostre vacche, caro miscelatore, e storie varie, e finiremo qui il campo 89 forse. Ringraziamo qua gli operai residui, coloro che rimangono, coloro che sono sopravvissuti anche un altro giorno sottoposti a coronavirus. Allora abbiamo chi c'è qua? Abbiamo Cobra. Ciao a tutti. Casi. No, Casi non c'è. No, aspetta, mister Scioccata abbiamo qua. Casi non c'è. Ah, ciao a tutti. Eccolo. Difatti, vedi, non ho detto Team K apposta perché non c'era. Ma chi sono sti Team K qua? C'è un gruppo di due, a volte tre persone che hanno tutti il nome che inizia con la K. Ah. Sì. Non è tanto brava gente, però insomma lavorano. Poi abbiamo Chong. Ciao a tutti ragazzi. E no, niente, ok, sta mangiando. E Arone. Transport. Eccolo. Niente, pronto perché mi serve a breve un attrezzo, quindi pregia è rimorchio. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.